Secondo te i social che ruolo hanno nel modo in cui noi vediamo il mondo e percepiamo il mondo e percepiamo anche noi stessi? Ma guarda, forse do una risposta troppo semplice. Indubbiamente noi percepiamo il mondo attraverso i social, però i social in questo momento è vero che c'è una mondializzazione, però fondamentalmente il tipo di modelli che passano sono quelli americani. Noi abbiamo un'immagine del mondo che è un'immagine che ci viene dalla California. È poco di più di questo, poco oltre questo. Possiamo discuterla criticamente, possiamo confrontarci, però fondamentalmente è anche un discorso in crisi, se vuoi, però il discorso valoriale che passa attraverso la rete in questo momento è il discorso della cultura americana, della cultura degli Stati Uniti, della cultura capitalistica americana. Questo secondo me è un altro errore storico, di legare il capitalismo alla cultura americana. Però chi è riuscito a strumentalizzare bene il capitalismo è stato l'Oriente, la Cina. Cioè, loro hanno capito come coniugare il modello del controllo sociale comunista con il modello economico di crescita neoliberista, insomma spietato, del capitalismo americano. Guarda che noi abbiamo il controllo sociale, non voglio dire che sia a livello cinese, ma dal 11 settembre del 2001 qui non si muove foglia. Guarda che fine ha fatto Assange. Assange lo dico perché è uno che ha usato la rete in qualche modo, ha cercato di fare un uso alternativo della rete. Non lo hanno ammazzato, ma poco ci manca, lo stanno facendo morire, vive in una specie di ergastolo permanente. E voglio dire, qualsiasi cenno veramente critico che metta cioè in questione il sistema capitalistico, qui viene stroncato, ma rapidamente. Certo, finché si parla di un fenomeno particolare in modo, come dire, circoscritto, magari si incavolano, ma ti lo lasciano fare. Appena vai a toccare qualche nervo veramente sensibile. Sempre Gunther Anders che diceva, parlava di totalitarismo morbido. E questo è un discorso serio, un discorso con un fondo molto profondo di verità. Insomma, qui è stata smantellata qualsiasi ipotesi di alternativa al capitalismo, non esiste più. Ancora alla fine degli anni 70 si discuteva se la rivoluzione ci sarebbe stata tra un anno, fra 10, voglio dire, perché si parlava in questi termini qui. Non adesso... si andava neanche a lavorare. Ora, qualsiasi ipotesi di alternativa a questo sistema è stata completamente annientata, insomma, questo è il vero punto. Per cui ci troviamo di fronte alle crisi, come quelle che ci sono di fronte adesso, senza che ci sia un brandello di organizzazione, di movimento, che sia in grado di proporre un modo alternativo di gestione. Allora fanno bene a Napoli che si ubriacano aspettando la fine del mondo. E io li capisco, però non si deve fare così. Hashtag streets libero. Capisco la motivazione psicologica, la capisco fino in fondo, però gli direi non fatelo, perché sennò l'ultimo... forme di resistenza vengono meno anche quelle. In realtà diciamo quelli che comandano sono felicissimi che la rabbia sociale o la protesta o tutto quanto si canalizzi in forme folcloristiche. All'inizio della cena in cui si parlava della maniera di riuscire a lavorare un lutto appunto in maniera collettiva, con feste, orge, appunto ritmi più o meno religiosi in cui si raggiungeva uno stato che oggi potrebbe essere quello invece di gli spritz, un po' dicendo che è la stessa reazione, però che in fin dei conti, che sia il Covid, il nazismo, eccetera, un lutto è comunque un trauma che cerchiamo di lavorare e cioè, diciamo che si ha tendenza quindi a reagire o con la paura isolandosi oppure appunto in maniera collettiva un po' esagerata. Quello che mi piaceva un po' di sentire stasera è di vedere questo collettivo invece di più come un negativo. E quindi come rendere invece un collettivo che all'inizio della cena dicevamo che l'unico modo di lavorare un lutto è superare un trauma, per invece appunto un trauma per me è qualcosa che va a svegliare un po' l'inconscio, a disturbare, a forzarci ad aprire gli occhi su qualche cosa e quindi come poi trasformare questa elaborazione del lutto o del trauma in qualcosa di costruttivo e positivo. Grazie anche al collettivo, non solo al collettivo come qualcosa che ci controlla, che ci rende tutti uguali. Sicuramente non si può tornare alle forme religiose di elaborazione, no? Perché io sono anche affascinato da alcune forme
che ormai sono quasi folcloristiche, la Taranta pugliese di cui parlava De Martino, oppure altre cose che appunto citavo prima di Napoli, insomma, il culto dei morti, eccetera, eccetera. Però diciamo, ci sono delle scansioni storiche che ti rendono impossibile. Detto questo, queste forme tradizionali possono anche indicarci qualcosa nella direzione di un'elaborazione sociale. Ora, evidentemente non può essere un'elaborazione sociale di tipo magico-religioso, perché la fase magico-religiosa, almeno se uno poi ha una fede religiosa particolare, è diverso. Ma insomma, diciamo che chi è stato coinvolto in questo processo di modernizzazione non è difficile che possa ritornare a credere davvero al malocchio, al rito contro il malocchio, al corno di corallo, cioè è molto complicato. Il corno di corallo aveva la sua dignità, non è che adesso è diventata appunto una cosa da superstizione, però il corallo aveva tutto un significato simbolico, cioè, però è inutile, non posso appendere un corno di corallo al corno, no? Quindi diciamo, tutto questo però non si può. Quello che si può fare è elaborare socialmente in forme nuove le forme di socialità collettiva, ma per esempio come stiamo facendo stasera, cioè stasera abbiamo discusso anche di morte, di lutti, di traumi, voglio dire, no? E probabilmente se questo invece di diventare, come dire, una cosa episodica, non del tutto consapevole, fatta, se invece questo diventasse una forma di socialità diffusa, no? Probabilmente questo permetterebbe di fare un'elaborazione in qualche modo che sostituirebbe quelle del mondo antico, diciamo. È una possibilità. Per parafrasare Mao, 10, 100, 1000 con Dio. Sì. No, ma io ci credo profondamente, è l'unica cosa, è l'unica strada praticabile in realtà. La cosa importante è che si crei una socialità intorno a una cosa concreta, materiale, e che questo permetta alle persone di parlare dei traumi che porta dentro la testa in qualche modo. Ora, più si riesce a fare questo, e più in qualche modo si può dare una risposta. Viene pure questo concetto. Oggi la maggior parte di noi soffre di impotenza riflessiva. Riflessiva nel senso che siamo consapevoli di vivere in un mondo allo sbando, dove siamo manipolati, siamo condizionati, siamo utilizzati come merce, perché noi siamo dati, siamo produttori di dati, di preferenze. Noi generiamo profitto come esseri umani nel nuovo capitalismo. Noi ne siamo consapevoli nel senso siamo, come dire, agiamo in un modo inconsapevole pur essendo consapevole. Sì, hai ragione. No, questo è molto profondo quello che stai dicendo. Credo che sia Zizek che ha detto una cosa di questo tipo. Zizek, sì. Cioè che Marx diceva non sanno quello che fanno, ma lo fanno. C'è già Cristo. E Zizek dice, no, oggi è cambiato. Lo sanno benissimo quello che fanno, cioè uno schifo, merce, ma lo fanno lo stesso. Quindi in questo senso sì, c'è una consapevolezza, ma anche una specie di, come diceva lui, rassegnazione precostituita, come se questo fosse un dato di natura. Non un dato storico, ma un dato di natura. Quindi come lo vedi questo termine di impotenza riflessiva? È così, cioè nel senso che c'è una conoscenza che però non ti serve a nulla, no? Cioè una conoscenza cinica, chiamiamola così. Un nostro amico ha scritto una volta un libro diversi anni fa sul cinismo e l'opportunismo. E cioè cinico vuol dire proprio questo, che tu sai che cosa ti stanno facendo, ma lo accetti, perché ritieni che questa sia una condizione naturale, un dato di natura, è la natura umana che è così, oppure qualcosa del genere. E quindi la tua riflessività c'è, ma è impotente. Non possiamo chiudere così. Ma io ho cercato di chiudere con la socialità, e lui mi ha trascinato sull'impotenza riflessiva.